Ciao a tutti e benvenuti a Solo Chogokin and Zed! Boom! Yeah! Dopo la mega battaglia tra i due Goldrake Grandizer GX-04 e GX-76, oggi andremo a vedere la versione Anime Color del GX-76, appunto il GX-76 SP Anime Color DC Dynamic Classic. Woohoo! Ma non perdiamo tempo perché c'è la luna rossa e Vega attaccherà a momenti. Grandizer, go! Ecco il box. Andiamo ad aprirlo. Esclusiva Tameshi Nation, eccola qua, Solo Chogokin GX-76 SP Grandizer DC Anime Color Version. Questa è la confezione box marrone e andiamo ad aprirlo. Ecco il box, eccoci finalmente, questo Grandizer SP GX-76 SP e andiamo a vedere subito la copertina. Abbiamo il modello qua al centro e a destra abbiamo Duke Fleet, Actarus e a sinistra abbiamo un primo piano del volto con dentro Actarus, Duke Fleet, dentro alla cabina di pilotaggio, box ovviamente serie DC Dynamic Classic, appunto Solo Chogokin, Solo Chogokin Grandizer DC Dynamic Classic GX-76 SP A Dynamic Classic Anime Color Version. Copertina che differenzia da quella vecchia, non tanto per il modello frontale, ma che differenzia l'immagine di primo piano di Goldrake è diversa, ma l'andremo a vedere dopo. Qui il logo UFO Robot Grandizer, la serie TV dell'anime, e qui Tameshi Nation, esclusiva Tameshi Nation Bandai, Tameshi Nation Web. E anche qui abbiamo il logo Tameshi Nation, immagine bella a colori, ripeto è ancora un DC, non è un Kakumei Shinka, quindi il look del box assomiglia a quelli ovviamente vecchi della serie Dynamic Classic tipo GX70 e 73. Lateralmente, anzi guardiamo sopra e sotto, abbiamo il nome con un'immagine nel background di Grandizer Goldrake, stessa cosa sotto, l'immagine è esattamente quella laterale, se vediamola meglio così, quella laterale con Goldrake Grandizer contro il primo disco di Vega della serie con i vari dischi volanti. Dall'altra parte abbiamo la continuazione del volto, che andremo a vedere quando apriremo il box. Giriamo il box, dietro abbiamo diverse immagini, qui abbiamo un po' di frasi. Il nostro super robot ora disponibile nella versione a colori anime. Le impostazioni di colorazione sono state attentamente studiate dal supervisore generale Hajime Ochi sulla base del filmato dell'anime. DC appare a colori proprio come appare in TV, ha la struttura di una superlega così come la modellazione dettagliata e l'equipaggiamento unici della serie DC. L'emozione di quel giorno ritorna ancora di più. Questo è quello che c'è scritto qua. Abbiamo con immagini, ripeto, ma non troppe, con Goldrake in posizione di lanci in maglie perforanti
e con l'alabarda spaziale, e abbiamo anche le fasi di lancio. L'alabarda spaziale si può spezzare e diventare così, due accette. E qui il nostro robot sul display. Questo era il box, ma prima di aprirlo andiamo a fare una comparazione con quello vecchio. Eccolo qua, avevamo già visto negli scontri tra i vari veicoli. Vediamo, appunto, qua abbiamo lo stesso logo della serie TV, ovviamente. Il modello, devo dire che quello nuovo è leggermente, il petto è leggermente girato verso la macchina fotografica, la telecamera, mentre questo è un po' più di tre quarti. Duke Fleet, qui era dentro alle bande nere, mentre la versione nuova l'aletta superiore e il collo sbordano dai bordi. Stessa cosa per la faccia di Goldrek, sborda dai bordi e l'immagine è completamente diversa. Devo dire che questo è il primo modello che sborda dei bordi neri rispetto alla controparte non SP, però non è la prima immagine cambiata. Abbiamo appunto un'immagine qua diversa, cambiata. Era successo anche al GX70 SPD confronto al 70 GX70D. L'immagine è stata cambiata, mentre nel 70 e nel 73 l'immagine è rimasta esattamente uguale, solo è cambiato solo il colore tra questi due. Invece in questo box sembrano uguali o simili, ma sono diversi, appunto, a parte il colore. Abbiamo le bande sopra e sotto che non sono più che non bloccano più l'immagine, ma l'immagine sborda sopra, e l'immagine di Goldrek, prima di Goldrek, completamente diversa. Ecco qua, lateralmente due immagini diverse, entrambe molto belle. E posteriormente il nuovo ha alcune immagini diverse. Ha le stesse, appunto, posizioni delle armi e lo stand e la barda spaziale, e qui in più ha questa immagine qua dove si possono dividere, appunto, la barda spaziale si può dividere e trasformare in un'arma diversa. Queste sono fondamentalmente le differenze. Ovviamente i loghi da Machination Web, che quello no SP non aveva, i Bandai rosso e non azzurrino. Eccolo qua. Allora andiamo ad aprirlo. Box aperto. Ok, andiamo a vedere l'immagine completa. Sempre molto, ma molto belle queste immagini. Bellissima, confezione bellissima. Andiamo a tirare fuori il contenuto. Ecco qua. Polistirolo, siamo tornati esattamente come il vecchio DC. Ok, abbiamo il nostro modello che già vedo che è bellissimo, con questi colori così è bellissimo. Abbiamo le varie armi e abbiamo il display che conterrà parti extra e il nostro libretto
con le istruzioni e il booklet a colori. Ovviamente, come sempre, partiamo dal booklet, mettiamo il modello a lato, partiamo dal booklet e le istruzioni. Allora, partiamo col booklet a colori. Ovviamente, ripeto, l'immagine di copertina e l'ultima di copertina sono le stesse del box, ma in questo caso dentro al bordo, alla mascheratura nera. Andiamo a aprire, si apre a fisarmonica e devo dire che molte cose appunto qua abbiamo World, il mondo di Goldrake, che è esattamente uguale alla versione non SP. Qui tutte le varie armi di Goldrake, che anche questa è esattamente uguale come quella non SP. E qui abbiamo il making of, ovviamente, del 76 SP, e questa è diversa. Andiamo a fare una comparazione veloce, e ecco qua, questo è l'SP, non l'SP, SP, non SP, e vediamo che le istruzioni sono esattamente uguali, mentre cambiano ovviamente le immagini per il making of, e alla fine c'è le palette, che sono leggermente diverse. Devo dire che qui il modello non SP, la colorazione è simile al cartone, ma è diverso dal modello, mentre qui il modello SP è uguale al modello. Niente, questo era il nostro booklet. Andiamo a vedere così. Questo è il nostro booklet e andiamo a vedere le istruzioni. Ecco le istruzioni piegate e messe piccole. Allora, abbiamo qui, ci danno un avvertimento che le parti mobili potrebbero rovinarsi, forza di sfregare. Abbiamo il contenuto e qui come le articolazioni del vario modello, il cambio di armi, anzi di pugni, come mettere le armi e il cambio di armi, e qui è come metterlo sul display. E questo è, ecco il box. Allora, togliamo il nostro modello dal polistirolo, come appunto un tuffo al passato di Bandai al polistirolo. Bellissima colorazione, devo dire, non ci possiamo lamentare, questa colorazione proprio bella. Andiamo a vederlo un po' più da vicino. Andiamo, la colorazione è proprio bello, questo giallo, appunto giallo e non oro, proprio come nella serie TV. Ovviamente, come ho detto in uno short, il giallo nella serie TV è stato fatto perché al tempo non avevano possibilità di fare il color oro, e quindi per quello che i modelli sono più attinenti alla realtà, nel senso hanno il colore oro, ma a noi ci piace il giallo. Andiamo. Il corpo, le gambe, i piedi, sotto i piedi cosa c'è? Bandai Spirit Made in China, pochi dettagli. Guardiamolo dietro, abbiamo le alabarde spaziali bianche, bellissime, e dietro con le nostre articolazioni. Piede, braccio, le braccia, eccolo qua, la spalla, la testa che può girare tutto.
tre parti e il torso che può ruotare avanti, un po' avanti, un po' indietro e destra e sinistra. Diciamo che le articolazioni sono esattamente come il modello precedente, proprio bello. Devo dire, la colorazione è bellissima. Ricordiamo che si possono togliere queste, la mutandina sotto per farlo inserire dentro al disco. Volto, la cabina di pilotaggio ovviamente opaca, color opaca, non c'è niente, non si vede Actarus. Devo dire, colori leggermente diversi, nel senso il nero è meno, è più liscio rispetto ai vari Mazinga e vari Mazinga SP. Ok, andiamo a vedere il display. Grandizer, solo Choking Grandizer Dynamic Classic, con la pellicola ancora attaccata. Ovviamente, ripeto, queste parti si possono staccare per mettere il display mobile. Lo chiamo display mobile, ma può essere anche messo così se si vuole mettere in volo. Andiamo ad aprire il display e abbiamo i vari pugni, le parti della mutanda per l'articolazione, parte per il display, e queste sono appunto, quando si lancia, i magli perforanti, le parti da inserire. Ma andiamo a vedere. Detto subito così, noto confronto alle parti del GX76. Vediamo la differenza di colore, ma vediamo anche che abbiamo due set di mani in più. Abbiamo le mani lunghe per farlo inserire dentro al disco e un set di mani aperte. Quindi abbiamo alcune parti in più in questo modello SP. Parti che ovviamente per il modello normale sono nel set dello spacer, il set di una mano dove mettere dentro nello spacer, ma c'è sempre due parti in più, e queste sono le due parti delle mutandine se appunto vogliamo metterlo in posa. Ripeto, vogliamo metterlo in posa, dobbiamo staccare i mutandini laterali e mettere la mutandina fatta così. Eccolo qua. Così l'articolazione è possibile. È lo stratagemma che è stato usato per tutti i Dynamic Classic. E, come abbiamo visto, è stata smessa di essere usata dai Kakumei Shinka. Devo dire che è una delle poche cose, una delle cose belle del Kakumei Shinka, cioè non dover rimuovere le mutandine. Andiamo a togliere un pugno. Si può togliere tutto il pugno così e aggiungere una mano diversa. Non capisco perché le mani sono diverse. Questo pugno qua è più grande degli altri pugni, ma di tanto. Non capisco perché. Stesso fatto ovviamente ha avuto anche il modello precedente. Forse queste mani sono più in rapporto corretto con il modello. Apriamo le armi e abbiamo appunto qua le alabarde spaziali. Bisogna montare, ecco qua.
questa è una delle armi. Devo dire che la colorazione anche delle armi ovviamente è diversa, sono bianche e non argentate. Le armi sono diverse, la colorazione è diversa, è colorazione Anime Color, ripeto. Abbiamo il maglio perforante, bisogna aggiungere così. Ecco qua. Vediamo, riusciamo a vedere un po' che c'è il pugno dentro, ma completamente coperto. Maglio perforante! Una volta lanciato il pugno, bisogna coprire questo pezzettino, così, eccolo qua. Goldrake senza uno dei pugni, con il maglio chiuso. Togliamo questo qua, basta toglierlo così. L'ultima, l'ultima parte per il pugno è quello con qui, bisogna metterci la mano, durissimi, questi sono durissimi da mettere, ecco qua. E inseriti così, e questo può girare. Togliamo il tutto con due e poi li uniamo alla barda spaziale. Mettiamolo sul nostro display. Abbiamo due tipi di display, questo allungabile che Bandai ha smesso di utilizzare nei vari modelli, ma si può mettere in combinazione con gli altri veicoli per metterlo in posa di volo, oppure ovviamente abbiamo il nostro display per ancorarlo. Io ovviamente adoro questi qua, quando li metto in esposizione, ecco qua, mettiamo il nostro, alziamo un po' di più il nostro Goldrake SP sul display. Andiamo a fare un paio di comparazioni. Ecco, mettiamo comparazione la versione SP Anime Color e la versione normale. E la SP è la mia favorita, come tutti gli altri modelli. L'unica cosa che mi dispiace e che ho detto anche sugli altri modelli SP è la colorazione del vetro, perché mi piaceva più quella trasparente e magari con un accenno di Duke Fleet di Actarus. Comunque, i modelli sono esattamente uguali, cambiano
cambia solo la colorazione. E con la verità, in questo SP ho l'impressione che sia un po' storto in generale, non so perché, le spalle comunque. Andiamo a vedere appunto la differenza. Sono le corna oro e gialle, ripeto, oro, perché in teoria Goldrick doveva avere le corna color oro, ma durante l'anime, per l'anime, non c'era la possibilità di farle color oro e quindi sono diventate gialle arancioni, gialle sopra e arancioni un po' più sotto, e dovrebbero simulare il color oro. E la stessa cosa per il grigio opaco, dovrebbe essere in realtà riflettente argento o metallo riflettente. Stessa cosa per le alabarde spaziali, il nuovo sono bianche e le vecchie, come vediamo, sono color argentato. Il nero è un po' più opaco in realtà confronto a quello vecchio, ma non andremo a vedere dopo meglio, non mi sembra esattamente opaco come gli altri SP. Qua c'è la differenza anche qua di colore e ovviamente anche attorno alle parti basse diciamo tendono, il nuovo sono tendente un po' più al violetto, mentre più al blu metallizzato, e come rosso il l'anime color un po' più opaco, mentre un po' più vivo qui al centro e in alto il modello non SP. Stessa cosa per gli occhi. Io devo dire, entrambi i modelli sono belli, devo dire, però la colorazione SP è la mia favorita, devo dire. Ecco, queste erano i due modelli a confronto tra l'SP e non SP. Andiamo a mettere a confronto con qualche altro Mazinga SP. Togliamo il nostro no SP e mettiamole assieme agli altri due SP. E come dicevo, il nero dei due Mazinga è più opaco confronto a quello di Goldrake, si vede, è più opaco, mentre questo è più lucido. Questo è più facile da graffiare, come vedete qua, come è successo al mio Mazinga Z. Il Goldrake un po' è più lucido, dovrebbe essere meno facile da graffiare. Abbiamo il trittico assieme e diciamo che secondo me questi tre modelli sono il santo graal per tutti i collezionisti. SP GX70 SP, GX73 SP e GX76 SP, i migliori modelli prodotti da Bandai. Alcuni mi chiedono: più bello del Kakumei Shenka? Devo dire che sotto molti aspetti questi modelli sono molto più superiori al Kakumei Shinka, devo dire. Staremo a vedere. Questo Goldrake è sicuramente il Goldrake definitivo, come dico sempre, finché non salterà fuori il Kakumei Shinka che molto probabilmente avrà le fiammelle. Vedremo poco Duke Flick dentro alla cabina, boh, chissà. Comunque avrà ancora i colori molto ovviamente. Allora, questo innanzitutto non è confermato, il Kakumei Shinka di Goldrake, però
sicuramente salterà fuori. E cosa c'è più bello del Kakumei Shinka? Il Kakumei Shinka SP. Sicuramente usciranno anche i Kakumei Shinka SP, perché Bandai ovviamente adora ricolorare i modelli, adora fare le varianti dei vari modelli. Ovviamente gli costa molto meno che riprogettare tutto il modello. Comunque io direi che potremmo andare, anzi no, prima di andare ai commenti finali vediamo il nostro Goldrake GX 76 SP Anime Colo dentro al suo spacer. Goldrake! Avanti! Spacer! Ecco qua. Allora, dentro allo spacer abbiamo i pugni con i colori più luminosi, mentre questo qua, l'SP, abbiamo le mani opache, quindi non bisogna prendere più i pugni dal display. Ecco. In questo posto anche la testa. Ultima parte, devi tirare fuori le alette. Ecco qua il nostro Goldrake al completo. Ok, mettiamogli il Goldrake 2. Ok, il Goldrake 2, questi colori. Sì, combacia con il nostro modello. Ecco. 76 SP con Goldrake 2. Tanto diverso dalla No SP. Sganciamento Goldrake 2 con il disco di Alcor. Ecco Goldrake con il delfino spaziale Goldrake SP. Oh, Marine Spacer. Beh, non penso si noti così tanto la differenza tra quello non SP comunque. Ed ecco con la trivella spaziale. Ovviamente i colori si notano un po' meno anche su questo modello. Ma andiamo ai commenti finali. Eccoci ai commenti finali. E cosa dire di questo modello? Stupendo, assolutamente stupendo. Ok, il modello l'avevamo già visto e lì non cambia niente, ma con questi colori è fantastico. L'unica pecca a mio avviso è che forse Bandai ha aspettato troppo. Il GX76 è del 2018, quindi abbiamo aspettato 6 anni
per un modello che in teoria è già vecchio, perché Bandai è già orientata verso il Kakumei Shinka. What? E dopo il Mazinga Z e il grande Mazinga in arrivo a fine novembre, la cosa logica è far uscire anche il Godre Kakumei Shinka. What? E sappiamo bene che cosa fa Bandai dopo che ha un nuovo modello, la ricolora. Non sarei sorpreso di vedere un giorno tutti i Kakumini anime color. A parte questo, il modello ha la stessa posabilità e accessori del GX76, con il fatto che abbiamo due paia di mani extra, uno per poter mettere il nostro Goldrick SP nello spacer e avere la corretta colorazione. Quindi questo SP, a parte la bellissima colorazione, per il prezzo di 17.600 yen, 110 euro, 200 dollari neozelandesi, abbiamo anche due set di mani in più. La confezione, come ho detto, rompe gli schemi imposti dal GX70 e del GX73 con la versione SP box identico, solo immagini a colori. Qui abbiamo l'immagine di sinistra completamente cambiata, come quella di destra non più tagliata dalle bande nere del layout. Forse Bandai si è dimenticata della vecchia impaginazione, oppure non aveva più i file a colori. Modello assolutamente da avere. Se non avete spazio, io consiglio di vendere il GX76 e acquistare questo qua. Come tutti gli SP, anche questo è fantastico. Devo dire che per me la linea DC Dynamic Classic è stata ed è la linea più bella che Bandai abbia fatto. Comunque, come abbiamo visto, il nuovo modello con questi colori funziona anche con i vari mezzi del modello base. Quindi, dandoci le mani extra, ci fa capire che Bandai non andrà a ristampare i vari mezzi SP Anime Color. Quindi il GX73X3 è solo un reinscatolamento dei vecchi modelli e che comunque andremo a vedere nel prossimo unboxing, sempre qui a Solo Chocokin and Zen!